Bentornati o benvenuti alla serie sul mobbing e sulla violenza psicologica sul posto di lavoro. Nei video precedenti abbiamo messo in luce le conseguenze del mobbing sulla salute psicofisica delle vittime e d'altra parte anche la ricerca per molto tempo aveva attenzionato più i singoli soggetti che l'ecosistema nel quale vivevano. Da un po' di tempo invece molto del focus si è spostato sull'ambiente e sulla famiglia. Ecco, colloquiando con i pazienti che hanno subito violenza psicologica al lavoro, si riconosce immediatamente come variabile protettiva la presenza di una famiglia alle spalle. Attenzione però, non una famiglia che di familiare protettivo ha solo il nome, ma una famiglia intesa come almeno una persona che per affetto sta dalla nostra parte, crede in noi. La presenza di qualcuno dalla nostra parte può fare davvero la differenza. Essere il familiare di un soggetto mobbizzato però non è facile. Il più delle volte significa assorbire per lungo tempo le ansie, lo stress e il rancore di chi ci sta accanto. La dinamica dell'ascolto e del supporto sembra seguire alcune fasi altalenanti di vicinanza e allontanamento, di comprensione e di esasperazione, e in alcuni casi la comprensione e l'appoggio sfumano o si riducono a una facciata, tipo nel caso del doppio mobbing in cui la persona finisce per subire squalifica sia al lavoro sia a casa. E a questo proposito vale la pena anche segnalare la cosiddetta sindrome del corridoio, che indica l'incapacità di distinguere tra la sfera lavorativa e la sfera privata e ha luogo quando la famiglia genera o amplifica le tensioni fisiche, emotive e comportamentali restituendole al contesto lavorativo in un ciclo autogenerante. Insomma, partner e coniugi sperimentano reazioni parallele alle esperienze emotive del partner che è stato aggredito, lasciando entrambe le parti della coppia bisognose di sostegno. D'altra parte, la persona mobbizzata soffre anche perché si rende conto di essere diventata portatrice in casa di un male del quale però non è colpevole. Insomma, quando entrambi i partner, quindi ognuno a modo suo, soffrono, è molto più difficile sapere cosa fare per aiutarsi e sostenere l'altro. La rabbia, lo sfogo, la critica sono risposte comuni. Ecco, ne approfitto qui per dare delle dritte di dialogo fra persone conviventi, fra le quali una delle due sta patendo mobbing, partendo dal presupposto che, come avrete già notato, dire fatti scivolare le cose di dosso, il problema non ha senso, ma peraltro non funziona. Allora, cerchiamo di non dire, per esempio, se siamo in coppia, certe frasi e di dirne altre, mostrandoci più comprensivi, più vicini, ma anche più consapevoli di cosa sta accadendo. Per esempio, se chi amate vi racconta ciò che sta succedendo sul lavoro di negativo, non dite è assurdo, non ho mai sentito niente del genere, devi aver fatto qualcosa che non va, ma piuttosto diciamo deve essere difficile, spiegami, fammi capire, ok? Circa le possibilità di perdere o cambiare il lavoro e i problemi contingenti che si possono incontrare, cioè quelli economici per lo più, è inutile sottolineare a una persona già in ansia che c'è bisogno di soldi e che senza il lavoro non ci sono i soldi e che senza i soldi come si fa. Magari è meglio dire è difficile, proviamo a pensare alle nostre opzioni e decidere per noi. O magari al posto di sbottare e dire che questa cosa sta ormai diventando ingestibile, si può dire cerchiamo insieme un supporto professionale. Insomma, ripeto, sapere che nonostante il problema c'è qualcuno che crede in te ed è disposto a starti accanto fa un'enorme differenza. Questo tipo di supporto però per tutta una serie di motivi non è sempre disponibile per tutti, per esempio chi non è sposato, chi è single, eccetera. Allora che fare dal momento che le vittime di mobbing, proprio per quella scollatura sociale della quale abbiamo discusso nel video precedente, hanno assolutamente bisogno di ricostruire un supporto sociale? Bene, è il momento di attivarvi per attività socializzanti, punto. Cioè la finalità non è tanto fare amicizia, anche perché le amicizie richiedono tempo ed un'energia che magari vi manca in questo momento, ma contrastare l'isolamento e l'umiliazione dell'esclusione,
che patite al lavoro e ricominciare a far parte di un qualche tipo di gruppo è importante, facendo qualcosa anche su base regolare di tempo. Ma comunque delle strategie per riattivarsi ne parleremo diffusamente nei prossimi video. Qui, sempre in seno alla famiglia, vorrei concludere trattando dell'impatto del mobbing sulla genitorialità e sul rapporto con i figli. Allora, le basi di una buona genitorialità includono la presenza, sia fisica sia emotiva, non costante ma coerente, e l'attenzione. E quando un genitore subisce violenza psicologica sul posto di lavoro non riesce ad esserci pienamente, intendo. I genitori esausti, preoccupati e depressi per essere stati mobbizzati hanno molte meno probabilità di rispondere alle richieste dei loro figli rispetto a quello che sarebbero stati in grado di garantire in condizioni sane e integre. E se il fenomeno lavorativo negativo del genitore avviene durante un momento critico della vita o dello sviluppo del bambino, l'impatto del mobbing sul bambino sarà potenzialmente amplificato. L'autopercezione di essere un genitore in qualche modo manchevole, oltretutto, aumenta il disagio del genitore che già vive il disagio per il mobbing. In realtà, il vero danno è più di carattere pedagogico che legato al tempo non dedicato. Infatti, i bambini, ovviamente, apprendono dall'esperienza genitoriale e la rabbia, la sfiducia, il risentimento, la paura del genitore mobbizzato verso il mondo del lavoro e, come abbiamo detto, per estensione verso la società, può farsi lezione per i figli, i quali potrebbero introiettare un modello di mondo lavorativo e più ampio, sociale, da vivere con ansia, con attenzione, con circospezione, con sfiducia e anche con odio. Grazie al cielo, però, un'altra cosa che accade sovente in questa condizione è che i genitori mobbizzati, la volta che si percepiscono come genitori manchevoli, assenti o negativi, è lì che sentono di toccare il fondo e cercano aiuto specialistico. Per cui, insomma, un'altra faccia della medaglia è che questo profondo dolore familiare fa anche scattare un po' un salvavita. Bene, concludiamo qui questo episodio e nel prossimo affrontiamo un tema specifico, il burnout.